Questo è il problema di tutti. No, non la Nike, ma il fatto che sia molto più facile spendere soldi rispetto a investirli. Oggi parliamo di questo, va? Sono un millennial e la vita non so che cosa mi insegnerà. Vivo come. Allora, cos'è che ci frega a tutti quanti? Che fare shopping ci dà qualcosa di tangibile. Un telefono che diventa il tuo migliore amico, delle scarpe nuove che ti fanno sentire un figo, almeno per un po'. Investire i soldi invece vuol dire toglierli dal proprio conto e metterli da qualche parte, per la maggior parte delle volte sperando che rendano qualcosa. Ma non c'è nessuna scarica di dopamina. Ecco perché il 90% delle persone ha in banca al massimo quello che gli permette di sopravvivere per uno o due mesi. E il resto se lo spende. Qui sul canale ho già parlato più volte di come gestisco io i miei soldi, ma oggi ho deciso di rendere tangibile gli investimenti e farvi vedere che possono voler dire anche qualcosa di concreto, non qualcosa di cui devi dimenticarti fino alla pensione. Allora, come rendere un investimento reale? Far sì che il rendimento ti paghi qualcosa che usi ogni giorno. E cosa usiamo ogni giorno? Lui, che mi costa con la Vodafone 9 euro al mese. Quindi mi serve un investimento che mi generi almeno 9 euro al mese, in modo che mi paghi letteralmente la bolletta. Prendo un caffè e ci proviamo. Ok, questa missione proviamo a farla con Bondora, dove come vedete qualcuno ha investito giusto due spiccioli. Se seguite il mio canale già lo sapete, altrimenti ovviamente iscrivetevi. Ma con il crowdlending si prestano soldi tra privati. Visto che spesso è difficile farsi finanziare la propria idea dalle banche, in questo modo diventiamo noi la banca. Bondora offre il conto Go & Grow, che ha un tasso fisso di rendimento del 6,75%. Quindi quale cifra devo investire per avere la certezza di poter ritirare almeno 9 euro al mese e quindi farmi pagare la bolletta della Vodafone? Dopo mesi e mesi di calcolo ho scoperto che la magica cifra è 300 euro al mese. No, non è vero, c'è il simulatore sul loro sito. Se infatti noi creiamo un nuovo conto Go & Grow e diciamo che vogliamo un reddito extra mensile, diciamo di iniziare con 0 euro e investire appunto 300 euro al mese, in un solo anno avrei un guadagno potenziale di 110 euro e 110 diviso 12 dà più di 9 euro al mese. Se pensate che sia uno sbattimento ricordarsi di fare questo versamento ogni mese, non preoccupatevi, come in banca per i piani di accumulo c'è un autotrasferimento automatico. Per andare avanti con la creazione di un conto vero e proprio ci spostiamo, visto che qui, per i rumori che avete sentito fino adesso, dovete ringraziare i nostri amici muratori. Ok, qua dovremmo scampare i muratori. No, aspetta. No, falso allarme, mi sembrava un trapano. Allora, per rafforzare il concetto che la finanza deve pagarci materialmente qualcosa, se vi iscrivete a Bondora passando da questo link che vi metto anche in descrizione, avrete così subito e come per magia 5 euro già accreditati sul vostro conto. Così potete pagarvi, come ho fatto io al bar, due caffè e una focaccina. Per iscriversi è semplicissimo e ora lo facciamo insieme. Andate sul sito, iscriviti ora, registrati. E siamo subito nell'area che ci permette di creare il nostro conto Go & Grow, che è quello dell'esempio di prima. Qui, come vedete, potete scegliere diversi obiettivi, come un grosso acquisto, un viaggio, ma per rimanere sul nostro esempio, decidiamo di crearlo per avere un reddito extra mensile. Clicchiamo, diamo un nome al nostro conto e decidiamo appunto che somma vogliamo inserire inizialmente e quanto vorremmo depositare. Questo valore qui sulla durata serve solo per avere una stima di quanto guadagno potremmo crearci potenzialmente, ma non è per nulla vincolante, come vedremo dopo. Ok, ed ecco che arriviamo nella parte dove bisogna inserire i propri dati bancari per poter continuare nelle impostazioni. Una volta dentro avremo in alto la somma che avremo deciso di aggiungere, quanto abbiamo guadagnato fino a quel momento e quindi la somma dei due valori. Oltre al trasferimento iniziale, in qualsiasi momento possiamo aggiungere dei fondi, andando a decidere come,
in quale dei nostri conti Go & Grow mandare i soldi, visto che potremo averne più di uno con diversi scopi, e alla fine andremo a confermare. Ottimo, visto che abbiamo creato il conto, passiamo subito alle domande che so già che ti stanno frullando in testa. La prima è la più frequente. Posso prelevare i soldi se cambio idea o se ho un imprevisto? Assolutamente sì, in qualsiasi momento è possibile fare una richiesta di prelievo. Per l'emergenza virus la cifra che richiedevamo veniva accreditata effettivamente sul nostro conto in più giorni. Ma adesso le cose si stanno velocizzando, quindi state tranquilli. Vi si può anche rompere la lavatrice, nessun problema. Seconda domanda frequente, è sicuro? Allora, come dico sempre, gli investimenti vanno fatti in base alla propria propensione al rischio, ma soprattutto io non sono un consulente finanziario. Detto questo, Bondora spezzetta i vostri investimenti in modo da non metterli tutti su un unico prestito, che è il famoso rischio di mettere tutte le uova in un paniere, che poi se tiene le uova perché si chiama paniere. Quindi se anche un prestito non viene ripagato, Bondora non ha messo tutti i vostri soldi su quello specifico progetto e in questo modo riesce a garantire quel famoso 6,75 di interessi. Ora, se voi avete altre domande, fatemele nei commenti. Anche perché, ora che ci penso, mi sa che non ho pagato al bar e devo tornare, quindi casomai vi rispondo da lì. Ah, voi intanto ovviamente andate su Bondora e vi prego, iniziate a farvi pagare anche voi qualcosa ogni mese.